Grande attesa ormai da giorni e da ore per la nuova attribuzione dei colori alle regioni italiane, fra quelle in bilico c'è l'Abruzzo, bilico per modo di dire perché sembra ormai confermato il collocamento dell'Abruzzo in zona arancione, quindi dalla gialla. Alla arancione, ma addirittura andando oltre a livello locale sembra si stiano studiando degli inasprimenti maggiori che riguardano in particolare le due province dove c'è più preoccupazione per il numero di contagi e anche, e soprattutto, per la presenza della variante inglese. Un quadro ancora da definire, tra l'altro, è di poco fa la notizia proprio della nuova, della, della nuova attribuzione dell'indice di contagio, ma a livello nazionale. E dunque per fare un po' il punto della situazione in diretta per noi c'è Giulio Edmondo proprio dalle mura, dall'interno dell'assessorato regionale alla sanità. So che Giulio Edmondo ha appena incontrato anche l'assessore Verì, quindi qualcosa magari possiamo cercare di sapere anche se non si tratta ancora di notizie ufficiali, ma possiamo dire ufficiose, giusto Giliola? Buon pomeriggio, sì Marina, con Diego Martelli. Come hai detto tu, ci troviamo all'interno dell'assessorato regionale alla salute in via Conte di Ruvo e eh, sono momenti di interlocuzioni continue. Io intanto ringrazio l'assessore Nicoletta Veri e il direttore del Dipartimento Claudio Damario per l'ospitalità. Non sono qui accanto a me perché, come hai detto anche tu, ci sono dei confronti per via telematica eh, con eh, il ministro speranza ma anche con le prefetture, già il Comitato Tecnico Scientifico in queste ore si è riunito e c'è stato un confronto continuo già da ieri sera, come dicevi tu è ormai quasi certo il ritorno dell'Abruzzo in zona arancione eh, perché l'indice RT eh, che è aumentato eh, nell'ultima eh, nell settimana, negli ultimi giorni, eh, 1,20, 1,20, 1,10 è il range. Così come preoccupa, e eh, lo hai ricordato, la variante inglese del Covid-19, del SARS-CoV-2, che sta eh, avendo un'impennata di contagi soprattutto nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Non ci sono notizie ufficiali sui provvedimenti che verranno eh, emanati e sull sulla nuova ordinanza che dovrebbe firmare il governatore Marco Marsiglio, ma come avevi detto anche tu, si pensa. Eh, Vista questa situazione, e è notizia di oggi che a Chieti il sindaco Diego Ferrara ha firmato un'ordinanza per chiudere tutte le scuole del capoluogo Teatino quindi si continuerà con la didattica a distanza anche nelle scuole primarie e ehm, secondarie quindi nelle, alle medie e dicevo eh, si sta pensando a una zona rossa nelle province di Chieti e Pescara come eh, sanno i nostri telespettatori eh, in, ci sono tre comuni a Tessa, eh, Tocco da Casaria e San Giovanni Teatino già in zona rossa e quindi potrebbe essere estesa invece a tutte e due le province di Chieti e Pescara la zona rossa. Per quanto riguarda invece la fascia arancione, ti dico che è previsto alle ore 15 la riunione del Consiglio dei Ministri per approvare il nuovo decreto anticovid che con ogni probabilità prorogherà fino al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra le regioni. Oggi la cabina di regia invece alle 18.30 si riunirà, eh, però si sta pensando ad anticipare questo orario eh, per definire le nuove schede regionali e poi sarà il Ministero della Sanità ad assegnare le nuove fasce per ogni regione. La situazione eh, quindi attuale è, come ti dicevo, ancora in fieri, eh, però eh, eh, è quasi certo il ritorno in zona arancione per l'Abruzzo. Allora, guarda ti aggiungo, la, ti aggiungo un dato. Che il che sì. quello che è uscito poco fa, l'RT a livello nazionale è già aumentato da 0,84 a 0,95, tu dicevi che nell'Abruzzo già invece siamo intorno all'1,20, quindi insomma questo dà anche la misura di quanto eh, sia più eh, seria la situazione nella nostra regione rispetto al complesso del Paese. Certo, e infatti è, è questione quindi di ore, avremo eh, sicuramente eh, notizie ufficiali, si, si spera nel, nel corso dell'edizione delle 19.30, però poiché il Consiglio dei Ministri, Ministri uscenti, cioè il, eh, il consiglio uscente, quello guidato dal Premier Conte, eh, che poi insomma eh, verrà ratificata eh, anche eh, l'interlocuzione continua con il, eh, il nuovo Presidente. Premier incaricato Draghi. Insomma, eh, vedremo nel corso della prossima edizione alle 19:30 le ultime novità. Ma certo. eh, anche se le notizie non sono ufficiali, eh, diciamo possiamo già dire zona arancione, ritorno a zona arancione per l'Abruzzo. Ma per le province di Pescara e Chieti potrebbe esserci un ulteriore inasprimento e quindi entrambe le province, quindi tutti e due i territori in zona rossa. Certo, se ci saranno novità nel corso del TG8. Lo farei ti ci puoi interrompere tranquillamente? Preciso solo ricordo anziché dalla semi-arancione. Questa fascia diciamo, autoattribuita in cui siamo oggi all'arancione, sostanzialmente, cosa cambia? Eh, una delle, uno dei cambiamenti più significativi sarà evidentemente poi la chiusura alle persone, ai clienti eh, dei ristoranti e dei bar come stabilito dalle fasce arancioni. Nelle fasce arancioni. Ma, c'è tempo per parlarne, ci sarà tempo nel collegamento di questa sera o se ci saranno novità nei prossimi minuti anche nel corso di questo notiziario. Grazie a Giglio Ledmondo e a Diego Martelli in diretta per noi da Pescara.